Bentornati amici, ciao. ciao, eccoci qua in un nuovo appuntamento, altri 1, 2, 3, 5 prodotti della serie delle schifezze. Sì, schifezze, noi inglesi. Mangiamo schifezze, no, non è vero. Niente, adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Sigla! Twiglets! Yeah! Non so se vi ricordate quell'episodio di Mr. Bean, Merry Christmas Mr. Bean, dove c'è lui che invita per Capodanno i suoi due colleghi. Rimane a corto di stuzzichini, ce n'è uno nel barattolo ed è un Twiglet. Dopodiché, come Twiglet vuol dire rametto, apre la finestra, prende un ramo dell'albero e lo taglia a pezzetti. Incredibile! Vediamo come sono questi rametti. Twiglets! Assaggiali Marco! È vero, sembrano cose di rametti. Wow. Logicamente io non li assaggio perché hanno il glutine, però qua sanno dargli. Marmite? Sa da Marmite, quindi a me piacciono usare. Buoni? Ah sì. Beh, no, forse è un po' meglio della Marmite. Sanno di qualcosa di arrosto. Oh no, sanno di forno a legna. Sanno di forno a legna, vero? Sono anche forti quando li... Buoni? Buonissimi. Croccantissimi perché sento il rumore. Poi passiamo a questi snack al formaggio. What's it? Ha un nome strano. What's it? What? Ok, assomigliano... Io li prendo ogni tanto, questi li ho già assaggiati. Assomigliano un po' a quelli... Non so se voi negli anni 90 prendevate i pai d'oro, ma sono simili. Vuoi farli vedere? Che buoni! Sono formaggiosi, leggeri, poco grassi, buoni. Mi piacciono un sacco. Devo dire che sono tra i miei snack preferiti. Assolutamente. Eh sì. Fantastici. Sono molto buoni. Qua. Perché hanno un gusto intenso di formaggio. Questi valgono un bel 10 per me. Absolutely. 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 Assolutamente. Okay, dopodiché assaggiamo? Assaggiamo qua i pork. Pork? Pork crackling. Pork crackling. Pork crackling. Isn't it? Che cosa sono? Praticamente è maiale. Low and slow BBQ. È semplicemente pelle di maiale cotta in maniera croccante e viene usata spesso come accompagnamento agli aperitivi. So che dire pelle di maiale è... Non è molto invitante. È durissimo da aprire. Però lo assaggiamo lo stesso. Ah già. Non ha un bel aspetto, ragazzi. Assolutamente no. Vi mangereste una cosa così. E si vede proprio la pelle con i peletti anche a volte. Ma il gusto sa la crosticine quando si bruciano. Se non hanno glutine dovrebbero. Sarà costicine. Devo prenderne un pezzo piccolo perché io non so. Crackling. No. No, il gusto è buono, sa da costicine però. Sì, sì, per quello. Il sapore non è male. Veramente croccante. Non è male, forse con una birra ti va giusto facilmente. Ah, ecco sì. Penso che sia il modo per accompagnarlo, no? Già. Congratulations. You are still alive. Most people are so ungrateful to be alive, but not you, not anymore. Oh mio Dio, quello ha il pelo di maiale! Quello c'è il pelo di maiale, non prendere il pelo. Oh mio Dio! Va bene. Passiamo a qualcosa di più allegro. Cheese strings. Penso questa sia una cosa tipica per i bambini. Si divertono tanto e siccome noi siamo bambini dentro ci divertiamo anche noi. No, questi sono eccezionali. Sono dei ragazzi. Formaggini logicamente di pessima qualità che si mangiano così. Si tira tutto filoso, logicamente questo determina il fatto che è fatto di scarpe di formaggio. Ma no, mangiarlo intero, che senso ha? Lo so, ma io non sono bravo. Cheese strings. Cioè di
quella mozzarella finta, proprio le pizzette finte, anche quei filoncini di mozzarella che ti dicono mozzarella per pizza, che è tutto tranne che mozzarella, presente? È vero, proprio quella, non sono è mangiabile, però... non sono cattivi, penso sia più il divertimento di poterli ridurre a fili, che per me i è bambini. Uno spacco, perché... Dai, un bambino si diverte con questa cosa qua, no? Mangiabili. Io lo scioglierei addirittura. Mi farei tutti i pezzettini. Senza infamia, senza lode. E per ultimo ci sono rimasti... Bagigi si dice in Veneto, ma in italiano si dice arachidi. Arachidi al gusto honey roast. Quindi arrostite al miele, anche zucchero, glucosio, praticamente... Una bomba. Sì, molto sani, devo dire la verità. Aiuto. Oh mio Dio. Cosa lodevole è che la busta è apri e chiudi. Quindi possiamo tenerli là almeno fino a Natale. Novembre, scusate. Esisteranno fino a novembre. Wow, che profumo. Però. Intenso di arachidi. Yeah. Leggermente dolciastro. Mitico! Mitico! Wow, ma hanno ricoperti di zucchero. Zucchero. Oh mio Dio. Ma che buonezza. Non so se siete fan dei popcorn dolci, ma questi più o meno sono un po' paragonati. Buoni, però io arachidi onestamente le preferisco salate. È vero, che strano. Qui questa cosa di honey roast si trova in tante cose, per esempio anche il prosciutto, ma l'ho visto come gusto in tante altre cose. No? Ti piacciono? Non sono male, che... Anche qui, senza infamia, senza lode, vero? Non riesco a capire, cioè, a questo punto penso sia una questione culturale. Beh, sì, chiaro, ogni paese che vai, usanza che trovi, quindi cosa possiamo dire? Allora, per me i miei preferiti rimangono questi. Io non posso assaggiarli, però immagino che siano sono buoni. Sono buonissimi. I miei preferiti rimangono questi, what's it? Gli snack al formaggio. E dopo, questo. Non è che male. Non è male, vai, non è. E dopo, vabbè, il formaggio non mi dice nulla. Questo proprio non lo trovo interessante, anche se... Anche perché non è salato. Il gusto, cioè, non so, noi quando mangiamo uno snack... Vogliamo che sia un gusto dolce, deciso o salato. Una indecisione perché comunque il maiale tende ad essere dolciastro e la salsa barbecue altrettanto. Già. E anche qui abbiamo di nuovo un gusto dolciastro, quindi poi manca di intensità. Tra l'altro quando poi vai appunto a mangiarlo, a masticarlo, sì, è croccante, però dentro è come un po' viscido. Melmoso, sabbioso. Senti la cotenna come il... Bene, grazie per essere rimasti con noi anche in questa nuova puntata di altri assaggi. E non facciamo altro che mangiare sostanzialmente. Però non pensate male perché la nostra dispensa è sana. Sì. Ci sono. Non penso che finiremo. È quello che troviamo qui in Inghilterra. Era per farvi vedere qualcosa di diverso che secondo noi non è così comune in Italia, soprattutto per il tipo di gusti, di snack. Noi non troviamo queste cose. Già. Ragazzi, rilasciateci il like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina così rimanete sempre aggiornati sulle nuove uscite. Sul pezzo, sul pezzo. State sul pezzo. Sul pezzo, raga. Pazzesco. Ok, chiudiamo la parentesi in cui deridiamo altri youtuber. No, anzi, io li ammiro. Ci mancherebbe. No, ma sono, non viene, cioè... sono iscritto nei loro canali. Cioè... Sì, lo so, ma non viene da noi. Noi non faremo mai dei gesti così. Però. Facciamo. Però il mio mitico farà un cappellino su. Ok, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!